il 40, il 57, secondo me è molto importante. Gli uomini si vergognano non delle ingiurie che fanno, ma di quelle che ricevono. Perciò, per ottenere che gli ingiuriatori si vergognano, non c'è altra via che rendere loro il cambio e quindi ripagare ingiuria con ingiuria. 58. I timidi non hanno meno amor proprio degli arroganti, anzi, ne hanno di più. O vogliamo dire, lo hanno più sensibile. E per questo temono o si guardano di non pungere gli altri, di non attaccare gli altri, non perché stimino di più gli altri, o ne facciano maggiori rispetto a stimino di più gli altri, magari degli arroganti, eccetera, ma per evitare di essere contrattaccati sulla disistima che a loro ferirebbe molto di più di una persona arrogante. 60. Dice la Bruyère una cosa verissima, che è più facile per un libro mediocre acquistare fama, diventare famoso perché è famoso già il suo autore, piuttosto che per un autore diventare famoso perché ha scritto un libro eccellente. A questo si può aggiungere che la via più facile, più veloce per acquistare fama, per diventare famosi, è di affermare con sicurezza e convinzione e in tutti i modi possibili di essere già famosi, anche se non lo si è, ovviamente, se ben inteso. 62. Il primo fondamento dell'essere pronto in giuste occasioni a spendersi al meglio, cioè apparire convinti, piacevoli, intelligenti, tutto quanto di positivo possa esserci, è prima di tutto il molto apprezzarsi. Sessantacinque. Nessuna compagnia è piacevole a lungo andare, se non di persone delle quali importa o piaccia a noi di essere sempre più stimati. Perciò le donne, volendo che la loro compagnia non cessi di piacere dopo breve tempo, dovrebbero studiare di rendersi tali che potesse essere desiderata durevolmente la loro stima. Le donne, così come molti uomini, soprattutto se superbi, si gestiscono con la noncuranza e con il disprezzo, ovvero al bisogno di dimostrare fintamente di non curarsi di loro e di non avere stima di loro. Va bene, il 78 ve lo finisco soltanto, cioè dico solo il finale che secondo me è di grande impatto. Chi ha coraggio di ridere è padrone del mondo, così come chi è preparato a morire. Questo secondo me è una perla ed è il 86. Il più certo modo di celare agli altri i confini del proprio sapere è non oltrepassarli, cioè non parlare di cose che non si conoscono è il modo migliore per non far capire che non si conoscono. Il 89. Chi parla poco con gli uomini raramente è misantropo, cioè odia gli uomini, odia la società. I veri misantropi non si trovano nella solitudine, ma nel mondo, di gente che vive tutto il giorno nel mondo. Perché l'uso pratico della vita, e non già la filosofia, è quello che rende misantropi, diciamo. E se uno che è misantropo si ritira dal mondo per vivere in solitudine, stando da solo, piano piano, perde la sua misantropia. Questo ci ho fatto un video dedicato alle ultime cose su Berlusconi ed è il 90. Io conobbi già un bambino il quale ogni volta che dalla madre era contrariato in qualche cosa diceva: "Ah, ho capito, la mamma è cattiva". Non con altra logica discute intorno ai propri prossimi, alle altre persone e ai propri problemi la maggior parte degli uomini, benché non esprima il suo discorso con altrettanta semplicità.
Chi ti introduce a qualcuno, questo è il 91, chi te lo introduce a qualcuno, se vuole che la raccomandazione abbia effetto, lasci da parte quelli che sono i tuoi veri pregi e parli invece di pregi più meno propri, ma più accidentali, che possono esserci come possono non esserci, perché dipendono dalla fortuna. Se tu sei grande e potente nel mondo, dica grande e potente. Se sei ricco, dica ricco. Se non altro che nobile, dica nobile. Non dica magnanimo, virtuoso, costumato, amorevole, né altre cose simili. E se tu fossi letterato, o come tale fossi celebre in qualche parte, non dica dotto, né profondo, né grande di ingegno, ma dica celebre, perché come ho detto altrove, la fortuna è fortunata al mondo e non il valore. Cioè, il discorso di prima, bisogna dirsi famosi per essere accettati e essere presi come famosi. Anche questo è interessante, secondo me, che devo capire che numero è, perché dovrebbe essere il 99, sì, 99, perché in numerazione è con i numeri latini. Le persone non sono ridicole se non quando vogliono sembrare quello che non sono. Il povero, l'ignorante, il contadino, il malato, il vecchio, non sono mai ridicoli, mentre si contentano di sembrare quello che sono. Ma lo diventano quando vogliono essere apparire quello che non sono. Quindi il vecchio vuol sembrare giovane, il malato sano, il povero ricco, l'ignorante vuol fare l'istruito, il contadino vuol sembrare un cittadino. Gli stessi difetti fisici, per quanto gravi possano essere, non desterebbero che un riso passeggero. Se l'uomo non si sforzasse di nasconderli in tutti i modi possibili, cioè sembrare di non averli. Salto il pezzettino centrale. Generalmente il voler essere ciò che non siamo tende a rovinare i rapporti che abbiamo nel mondo. E non per altra cosa riesce insopportabile una quantità di persone che sarebbero invece amabili se si contentassero di essere quello che sono. Il problema è che non ci sono solo persone, ma intere gruppi o anche nazioni che cercano di sembrare quello che non sono. E ci sono, in questo caso credo che Leopardi parlasse di alcune città che aveva frequentato, ci sono città di provincia che sarebbero bellissime perché colte, piacevoli, amabili, eccetera. Sarebbero dei luoghi bellissimi se si contentassero di essere appunto però città di provincia e non si atteggiassero a essere capitali che non sono. Il 105. L'astuzia, che è un tipo di ingegno, è usata moltissime volte per sopperire, per correggere la carenza di ingegno stesso. E per vincere appunto con l'astuzia, con una maggior quantità di astuzia, quello che magari gli altri hanno per ingegno. Il mondo di quelle cose che altrimenti dovrebbe ammirare, ride e biasima, un po' come la volpe d'Esopo, quelle che invidia. Una gran passione d'amore, con grandi consolazioni e di grandi travagli, è invidiata universalmente e perciò biasimata con più calore. Una consuetudine generosa, un'azione eroica, dovrebbe essere ammirata, ma gli uomini, se ammirassero, specialmente negli uguali, si crederebbero umiliati e perciò in cambio da rimirare ne ridono. Quindi il discorso qual è? Che si ride di quello che si invidia, in un certo senso. Questa cosa va tanto oltre che nella vita comune è necessario far finta di non avere nobiltà d'animo, piuttosto che di far finta di non essere vili. Perché la viltà è una cosa di tutti e perciò è perdonata come un difetto comune. Mentre la nobiltà d'animo, dice Leopardi, è una cosa un po' particolare, quindi la maggioranza non la può capire, non la può accettare e al massimo ne riderebbe. Il 109. L'uomo è quasi sempre tanto malvagio quanto ne ha bisogno.
Se si conduce onestamente, si può giudicare che la malvagità non gli serve per avere qualcosa di necessario alla sua vita. Ho visto io personalmente persone di costumi dolcissimi, molto morigerate e tranquille, commettere le azioni più atroci per fuggire qualche grave danno che non era evitabile in altra maniera. Il 110. È curioso vedere che quasi tutti gli uomini che valgono molto hanno delle maniere semplici e che quasi sempre le maniere semplici vengono prese come indizio di valere nulla. Questo era il 110, che è l'ultimo che secondo me vi voglio leggere. Vi invito comunque a leggere questi 111 pensieri che secondo me sono piacevoli e leggibili anche come approccio a quello che era il pensiero filosofico di Leopardi. Vi ringrazio per avermi ascoltato e se questo video avrà un po' di seguito mi riprometto di leggere altri autori che mi hanno colpito, magari facendo una selezione audio dei brani che mi sono piaciuti di più. Grazie a tutti e alla prossima.